Cito sempre Confucio quando disse agli emissari del Sud che volevano assedare le rivolte, gli disse andate e date il giusto nome alle cose. Sembra un'inezia dare il giusto nome alle cose, e invece siamo pervasi da erronee terminologie che poi diventano erronei modi di pensare, che poi diventano erronei modi di sentire e di agire. Pensiamo al termine responsabilità, che nella nostra società viene confuso con colpa. No, no, non ho fatto niente. Oppure pensiamo al termine scienza, tanto di moda. Io credo nella scienza, ci si confonde e si crede che questo modello scientista, riduzionista, dogmatico sia la scienza. Questa è semplicemente una scienza che ha preso il sopravvento, figlia ovviamente del pensiero unico e della modalità distanza da se stessi dell'essere umano ordinario. Ma volevo porre l'accento su un altro termine, che è accettazione. Anche qui, pensa, in questa società fallocratica, maschilista, razionalista, capitalista, mentalista, scientista, accettazione suona come rassegnazione, come rinuncia, come un segno di debolezza. Accettare viene visto in contrapposizione con cambiare le cose. E questa è la stupidità della mente umana, questa è la stupidità della mente duale, questa è la cecità di chi guarda con gli occhi della mente duale, cioè di praticamente tutti noi, il nostro piccolo uomo, la nostra piccola donna. Io chiamo seconda attenzione, no? Quella capacità di accorgersi, già aspetta un attimo, accettazione. Cosa c'entra l'accettazione con la rassegnazione? Dimmi un po'. Cosa c'entra l'accettazione con la rinuncia? Dimmi un po'. È difficile comprendere che accettare vuol dire vedo. Quando io dico, pensiamo ad Avatar, io ti vedo. Ecco, io ti vedo. Io vedo le cose come sono. Accettazione vuol dire io vedo le cose come sono e comprendo che sono così. Io vedo la vera natura delle cose. Accettazione fa un po' il paio con contemplazione. Se io contemplo l'esistenza, la vedo. Se la vedo, la accetto per quello che è. Mi accorgo che tutto è cambiamento e che proprio il fatto che non l'accetti è la prima resistenza al cambiamento. Se tutto è interconnesso, fluido in cambiamento, in incessante trasformazione, se io non l'accetto cosa faccio? Pensa, rifletti un attimo, ti aggrappi, anche se credi di combattere, di lottare per la giustizia, per le tue idee. Bullshit. Stai semplicemente reagendo. Stai semplicemente compiendo un'azione che non è efficace, punto. Non è che si tratta di avere delle opinioni o delle idee. Fai un'azione non efficace e se tu lo vedi te ne accorgi, semplicemente. Se non te ne accorgi, continua così. Accettazione vuol dire io ti vedo, colgo la vera natura di quello che sta succedendo. Pensa a Don Chisciotte contro il mulino a vento, no? Se non vedi che è un mulino a vento, e comprendi la sua vera natura o funzione, che è quella di pompare l'acqua, e vai contro con la spada, non credo che tu abbia un grande futuro, no? Ora, pensiamo al potere. Semplicemente quando tu finisci in un luogo di potere, entri in una dimensione che per forza di cose esercita un'influenza sugli altri, in qualche modo ne limita la libertà, più o meno. Quindi il fatto che tu ti senta limitato nella tua libertà da uno stato oppressore, dittatore, che non ti comprende, è assolutamente normale, questa è l'esistenza. Lo Stato è fatto apposta, da una parte per cercare di dare delle regole e gestire la comunità, dall'altra per limitare in qualche modo la libertà. Può farlo in modo più o meno, come in questi tempi, più o meno drammatico e demenziale, ma ciò non toglie che fa la sua funzione. Il mondo compie la sua funzione, si pone i limiti
Se tu non li accetti, non passerai mai per quella porta. Se tu non comprendi la vera natura dell'accettazione, che è il primo passo per la trasformazione, accettazione uguale trasformazione in nuce, è il seme della trasformazione, è il seme del cambiamento. Quando tu osservi con occhi chiari, mente vuota, cuore leggero, dici sì, io vedo quello che sta succedendo. Se non vedi quello che sta succedendo, e se non accetti, semplicemente credi di vedere quello che sta succedendo, prima accetta, prima pulisci il tuo giudizio, prima accorgiti di tutte le tue proiezioni, di tutte le richieste che il mondo fa a te stesso, prima accorgiti delle qualità che non tiri fuori, e poi ti accorgerai che il tuo sguardo sta già cambiando il mondo, la tua presenza la sta già cambiando, la tua azione la sta già cambiando, perché tu stai cambiando te stessa, stai partecipando al flusso trasformativo delle cose, stai lasciando che il sé o l'essenza, o qualcuno lo chiama Dio, lavori per la trasformazione, il cambiamento. Quindi accetta e accorgiti di cosa significa accettare. Direbbero i saggi, accetta senza accettare, rinuncia senza rinunciare, vai restando. Accetta con la maiuscola, riconoscendo che accettazione e ribellione con la AR minuscola vengono trascese incluse dall'accettazione. Forza che ce la puoi fare.